un vero mito, come direbbe. Come direbbe. Eh? Come direbbe un uomo un mito, chi lo dice? Guardi, nel 72 lo disse Minà. Lei, Minà, bravo. Minà. Minà dice sempre, un uomo, un mito, e lei. Ragazzi, sono io, ora guardi, per l'appunto stasera la mia andata a mano un par di cose. Come mai? Nulla, stavo arrivando qui. Sì. Con la mia Vespa, perché io lavoro in Vespa io ora, voglio dire. Cioè, lei fa le serate in giro per l'Italia in Vespa? Guardi, oh, a proposito, scusate un attimino, gli infono fidenza di Joey. Io gli volevo dire, questo qui, lei la ride sempre. No, mi fa ridere. È un cimelio. Ah, e cos'è questa collana? Questa... Questo me l'ha regalato la Vanoni. Ornella Vanoni. In un concerto l'ha tenuto. Posso poggiare lo stereo? Certo. Pazienza, perché se no mi dimeno bene. Ah, faccia Alfio, ci mancherebbe. Guardi, altro. Io ricordo nel frattempo che stiamo. No, è un filzato anche il disco. Ho capito, no, volevo dire che stiamo parlando con uno dei più grandi animatori di spettacoli di tutta anche della Versilia, no? Mi pare. No, che soprattutto lei... io lavoro da Torre del Lago e Campeggio Italia. Campeggio Europa fino a Calambrone. Ho capito. A Tirrenia. Ecco, lei bazzica questa parte di mare. E bazzio, dove mi chiamano voi ora. Ho capito. Allora, stava dicendo di questo episodio della Vanoni, no? La Vanoni quando la mi vide, no? Sì. Quando la vide, le regalò questa magnifica. C'era più di 2000 persone al concerto. E la Vanoni, bello. Immagino, non al suo. Al mio? Sì. No, sì, quale Dio. Lei, 2000 persone. Ecco, in confidenza, no? Tanto ormai siamo entrati in confidenza, signor Alfio. Pazienza, ma... e mi si è alzato il colletto, lo sento dal vento e non mi arriva più sul gozzo. Così va bene? Ora senta, in confidenza, tanto ormai siamo diventati abbastanza amici, no? Voglio dire. Ma... ecco, ma lei 2000 persone l'ha mai fatta in uno spettacolo? Se l'ha mai fatta? No. Guardi, ora lei... No, 2000 persone davanti a lei per vedere un suo... No! Fa un po' meno. Guardi, lei. Io l'avrò fatte, mi ricordo lo spettacolo più grosso che ho fatto, l'era nel 74 a Torre del Lago. Sì. Saranno state... Quante? 2, 4, 6... 600? No, sì, Allora, parliamo della Vanoni, che mi entusiasma sto fatto della Vanoni. L'Ornella. Allora, sì, l'Ornella, perché lei la chiama così, Ornella? Sì, anche perché gli ho dato corpi, l'Ornella. Anzi, non si può sentire questa parola. Quandola, quandolo. Facciamo raccontare l'episodio di vita vissuta. Scusa, una mia ha a che fare un cincinella, Oh, ragazzi. Allora. L'Ornella l'ascese dal parco di fronte a 2000 persone, come la mi vide e la mi disse, Alfio. La Vanoni è scesa dal palco e gli ha detto? Alfio. Alfio. Ascoltami. Io... ho fatto di tutto nella mia vita, ma più di cianci hatti te, come la... No, aspetta, minuto, come la mi ha visto, come l'ho vista, gli ho detto, Ornella, lascia far, meglio avere roba ai quattrini, gli ho detto. Senta, E così la Vanoni le ha regalato questo ricordo, questo presente. Questo è un cimelio. È un presente, insomma. Un presente. Lei l'era presente quando io l'ho dato il mio di cimelio. E su questo... Che non l'ha tenuto lei, ecco, ce l'ho sempre io. E su questo sovrastiamo. Sopra. Senta, Alfio, nella sua carriera lei ha mai inciso un 45? Sì. Il 74. C'aveva un puntarolo di mio babbo. No, io intendevo dire se ha fatto un 45. 45 l'avrà fatto.
Se le pecorine fa anche 60, 70. Un 45 giri, un disco l'ha mai fatto lei? No, sì! Signor Altino, mi tolga una curiosità, ma che effetto le fa quando lei va a vedere questi grandi artisti e la riconoscono? Ecco, le è mai capitato, ad esempio, di incontrarne uno per la strada, così, non in occasione di un concerto? Porca miseria, ma che scherza davvero? No. Oh, signor Conti, allo, ma oh, si fa mia, che si fa amicino qui? Che c'entra? Io le ho chiesto un... Ma... Io allora, mi ricordo precisamente... Nel 74? No, ma che 74? Nel 68 agli albori... Scusate, nel 78... Nel 68 ho sbagliato, abbia pazienza, può stare un attimino zitto. Io non ho detto niente. Nel 68 mi sono ricordato, ora nel 68 me lo ricordo come se fossero 24 anni fa, che a un mio concerto le arrivò per l'appunto Gino Paoli. Senti, senti. Davvero, è come mi vide e mi disse Arfio. Anche lui. E tu sei Arfio, e so Arfio, sì, e so io in persona, Arfio, bello, fatto bene, lui. Difatti c'è stato un momento, ho avuto anche un po' di... Ho detto vai, anche lui. Vabbè. Ah. Vabbè. Senta, ma... Bah! Lei come si muove in tournée? Ha detto con la Vespa, no? Lambretta. È strano, perché di solito i gruppi, non so, casa da io, questi si muovono con dei pullman enormi. Ero il Pineta a Tornellà con la moglie. Sì. In mi che sei? Anno? Di 71, l'era giugno, la prima la stagione da poco. Se lo ricorda come... Fosse il giugno di 71 della moglie Pineta. Ora... Allora, che è successo? Mi sento suonare, e mi giro... C'era un pullman della Torpedo 50, nuovo di zecca, l'abbiamo presentato anche alla rassegna nazionale dei pullman a Rovereto. Rappresenta lei? Che cosa? Il pullman rassegna nazionale di Rovereto, quello 50 posti, nuovo di zecca, ho la portentatura in pelle e con il naso ferro nastro. No, non ce l'ho presente, ma che c'è? Che c'è? Nulla, appunto. Vabbè. Allora, ci fa ascoltare qualcosa? Sì. Allora, io... che canzone ha scelto? È il suo best seller? Sì. È il suo best seller? Best seller? Best seller è morto nell'81. Ma chi? Mia mio best seller, sì. Facevi il binaio. Ma... No, sì, Ma allora, dai, che canzone è stasera? Guardi, dedicata alla Vanoni, che gliela tengo io, vada. Per piacere, guardi, la melunge con le mani, la metta lì per piacere. Sì, è lungo, ma... Questo lei è un cimelio. Va bene, ora, vada, vorrei... vada. Che canzone ci fa ascoltare? Che l'ha messa per bene. L'ho messa benissimo, guardi. Come nel 71, precisa. No, ma qui c'è il cignolo intorno. Oi, vada, ecco fa. No, mi dispiacerebbe per la rosa, più che altro. Va. Sì, ma la tocchi tante volte. Va bene, va, forza. Andiamo, su, che canzone? Oh, l'altra settimana andavo a cena da Riccardo, quella torre del lago. Ah, come si mangia? Bene. Ma che? Non si mangia nulla. Allora, vada, pronti con la canzone? Guardi, io... Senta, a proposito, è arrivata una lettera la scorsa settimana, nella quale c'è scritto: ma siamo sicuri che Alfio sapesse bene le parole di quella canzone? Porca. Come? No. C'era scritto, ma siamo sicuri? Oh, chi? No, no, così, era una domanda, non la voglio alterare, per carità, ma... Come? Chi l'ha detto? No, no, stia calmo, Alfio, era un piccolo dubbio che era venuto ad un telespettatore ignaro di tutto, per carità. Aspetta, no. Che vuol dire, aspetta. No, no, cioè, una domanda, no. Come una domanda? Questa è una provocazione. No, ma figuriamoci, così chiedeva, ma siamo sicuri, sa, così. Come siamo, ma chi l'ha ma detto? Ma tra le righe, così. La faccia, va bene, no, le sapeva benissimo e lo dimostrerà anche questa settimana, perché la canzone che ci presenta qual è? Me la ricordo. Bene, ascoltiamola, sta andando bene di nulla, vai. Ora ve la canto, quanti fa ballare, facendomi a guardare.
andare in testa da. A chi non mi va e va, a tutte le cose che stanno ficcicate cate. Che vogliamo le luci spente e le canzoni lente silente che rabbia mi fa, che pena mi fa. Guarda là. Martello, ancora, Nintendo. Che cosa ne vuoi fare? Cosa ne vuoi fare? Per rompere il telefono? No, è la foto. Troppo perrero? No. Tra pochi minuti ti chiamerà tua mamma. Dopo noi sto per tornare a casa, devi andare. Che bello sarà. Grazie, noi la ringraziamo tantissimo. Piacere tutto mio. Credo che il nostro, permetta di dirlo, il nostro amico che ci segue da casa, che ha scritto la lettera, la riscriverà uguale questa settimana. Il dubbio gli sarà sicuramente rimasto, ma noi non ci preoccupiamo, vero Alfio? Scusi, io volevo dire qualcosa a quello che ha scritto la lettera. No, non importa, signor Alfio. La salutiamo, grazie, alla prossima settimana. Grazie.